E siamo tornati con Linea Diretta, le migliori risposte alle tue domande con il professor Alessandro Bandecchi, che è docente all'Università di Perugia di Neuroscienze. Quali sono i progressi delle neuroscienze negli ultimi anni? Beh, devo dire che sono stati tanti e anzi mi fa piacere con un po' di civetteria dire che oggi le neuroscienze stanno portando alla scienza quei progressi, quegli sconvolgimenti che negli anni 20, 30, 40 furono portati dalla fisica, dall'astronomia, stanno cambiando il mondo. Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io ne ho a cuore due che personalmente mi hanno colpito in particolare. Una, perché sono sicuro che questa frutterà il prossimo premio Nobel agli italiani, se verrà. E sono la scoperta, quello che si sta vedendo in modo particolare sui neuroni specchio. Sono delle neuroni, delle cellule nervose specializzate, è una scoperta italiana dell'Università di Pavia, che sono specializzate nel specchiare le emozioni degli altri, quindi in alcune funzioni che sono l'empatia, l'apprendimento, la trasmissione delle emozioni. E voi non avete idea di quanto questo può essere importante, non solo per alcune patologie come la depressione, la schizofrenia, l'autismo, ma anche nell'igiene della vita quotidiana, nel darci nuovi strumenti pedagogici, didattici, psicoterapeutici per trasmettere emozioni. Si chiamano neuroni specchio che permettono di specchiare, di sentire dentro di noi l'emozione che ci viene rappresentata da un altro o la destrezza che ci viene rappresentata da un altro. Però quella più sconvolgente, direi che cambia completamente, non viene dalle neuroscienze, le tocca indirettamente, ma una grande lezione magistralis che è stata tenuta in novembre al Policlinico Gemelli dal premio Nobel che ha scoperto l'Enterobacter pylori, quel germe che produce l'ulcera, produce tante malattie allo stomaco, esattamente, che ha studiato e ha elaborato questo premio Nobel, la terapia Marshall, la teoria del bioma. Voi dovete pensare che una persona che pesa 80 kg ha un chilo di questi 80 fatto di batteri che, questo si sapeva anche prima, la cosiddetta prima si chiama flora batterica intestinale, che abitano la nostra cavità, dalla lingua agli orecchi e soprattutto l'intestino. Bene, questo si sapeva anche prima. Ma cosa si sta scoprendo ora? Che esistono specie estremofile di questi batteri che prima non si potevano coltivare o tenere, che interagiscono con noi e ci danno dei segnali, alcuni segnali specifici a malattie come infiammazione gastrointestinale, ma altri segnali comportamentali. Per esempio, sembra che da questo suggerimenti da batteri che abbiamo dentro di noi vengano comportamenti aggressivi, comportamenti alimentari, l'obesità insieme a fattori genetici sia anche legata al tipo di germi che portiamo dentro, a loro volta legati al tipo di alimentazione, e anche alcuni comportamenti complessi come l'aggressività. Quindi vedere, e tra l'altro è stata interessantissima questa lezione in cui ci spiegava che essendo cellule più piccole, un chilo di queste cellule però sono tante quante cellule del nostro organismo, anzi sono di più. Quindi verrebbe da dire che quello che finora abbiamo pensato, che i batteri abitano in noi, noi abitiamo nei batteri, perché in realtà l'intelligenza di questi germi che noi abbiamo, il loro DNA è superiore al nostro. Comunque in parte ci suggerisce emozioni, in parte ci comanda, in parte ci dà istruzioni. E questo sarà interessantissimo perché avrà delle riscoperte, delle ricadute enormi, che sarà per esempio, tra cui si sta accennando, il trapianto di bioma, cioè proprio di cellule, di germi particolari che vengono presi, adattati alla genetica del ricevente e inseriti nel ricevente. Probabilmente questo è un sogno, diventeremo magri, invecchieremo meno, avendo le compagnie giuste al nostro interno. Beh, sull'invecchiare meno vorrei sentire cosa ne pensa l'Ips. In ogni caso è abbastanza così sconcertante quello che ci sta dicendo. Molto è molto innovativo, perché porta una visione prima del germe come qualcosa di esterno quasi nemico. Poi l'inquilinismo poteva vivere in noi, purché non desse fastidi. Adesso qualcosa che viene integrato nel nostro mondo, che fa parte del nostro mondo e ci ispira a comportamenti complessi. E questo è grosso. Questo è veramente grosso. È grosso. Ma in che modo le neuroscienze possono dare una mano a una categoria che secondo me ha molto bisogno di aiuto? I politici.
riusciamo a indirizzarli con qualche batterio particolare? Io credo che i politici direttamente, verrebbe una battuta, sono incurabili, non è vero? Era solo una battuta. Certo. No, ci sono i politici buoni e quelli bisogna riuscire a riconoscere. Credo che più che i politici, che sono una razza che è a parte, possa aiutare la politica. C'è un'innovazione, sempre legata a quei neuroni specchio che si diceva prima. Noi stiamo scoprendo, e questo è un settore stimolante, che insieme ai tradizionali piaceri che abbiamo, il piacere del mangiare, il piacere del sesso, il piacere del viaggiare, esiste un piacere nuovo che si sta vedendo, che si chiama piacere etico, piacere del seguire le regole. E questo è un vero e proprio piacere, non una poesia o la romantica che diciamo in clima natalizio. Si accendono quando un soggetto fa le cose secondo certe regole, un esperimento fatto all'Università di Leeds, secondo certe regole si accendono le stesse lampadine del piacere che si accendono in certe altre. Questa è una grossa mano perché tutto sommato ci aiuta a capire che chi vuole essere una persona per bene non è, come ci è sembrato fino ad ora, uno sfigato, un disadattato, un povero che non ha capito niente della vita, ma forse è uno che si gusta un piacere, forse non dei più eccessivi, ma il piacere delle cose fatte bene, il piacere delle cose fatte con meticolosità, cioè uno di quei tanti piccoli piaceri della vita che è vero non sarà cocaina, ma cocaina frega, gli altri grandi piaceri fregano, questo probabilmente ci accompagna tutta la vita. Quindi se noi riuscissimo a dimostrare, ci sta riuscendo, che esiste questo piacere delle cose fatte bene, dell'essersi comportato bene, questo potrebbe essere un grosso aiuto a far capire che uno stile di vita etico non è solo perché ce lo comanda la ragione, ce lo comanda la società, ma perché è un buon modo di vivere qualitativamente meglio la nostra vita. Sicuramente. Questo magari sarà un po' difficile per l'italiano che pensa che la furbizia sia un valore aggiunto sempre e comunque. E penso che questo proprio per l'italiano che pensa che la furbizia è la scorciatoia, oppure leggevo oggi al telegiornale, sentivo dei donatori di sangue della sera dell'ultimo dell'anno per non andare al lavoro, quindi sembra proprio una cosa. Ecco, probabilmente potremmo scoprire che il piacere di fare, tra virgolette, il proprio dovere potrebbe essere un piacere, non una cosa da sfigati che rimane solo a quelli che non sono stati tanto furbi da escogitare chissà quale astuzie. Questo forse sarebbe un bel inizio del 2015 e del prossimo decennio. Allora auguriamoci che questo 2015 abbia un umore anche positivo, ma insomma in che modo si può uscire da questa depressione generalizzata che però mi sembra siamo in fase calante, insomma, ci sia un motivo di ottimismo? Ho un amico che dice: io ho l'ottimismo della disperazione, cioè in altre parole dice più giù di così non si può andare. Il rimbalzo. Non è vero, perché esiste questa espressione, cioè peggio di così non può andare. Potrebbe piovere. L'ottimista, perché il pessimista dice no, potrebbe andare peggio di così. Sentiamo, forse c'è una telefonata, sentiamo la regia. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno a voi e buongiorno al dottor Bandecchi. Io sono un insegnante e ho sentito prima parlare di neuroni specchio e di emozioni. Volevo approfondire un po' e fare questa domanda: quanto contano le emozioni nell'apprendimento, quindi nell'atteggiamento positivo degli studenti a scuola? Bella domanda. Direi che è fondamentale, perché soprattutto nella scuola che occupa una certa fascia evolutiva, che va tutta la scuola dell'obbligo, potremmo dire, in cui il cervello ha dei rimaneggiamenti molto profondi, un fenomeno che viene chiamato pruning, la potatura, e quindi una semplificazione generalizzata, un processo estremamente importante. Fissare attraverso delle emozioni che vengono trasmessi dei contenuti cognitivi ha un enorme valore. E i neuroni specchio che cosa ci aiutano? Ci aiutano non ad apprendere la tabellina o la traduzione di latino, ma ad apprendere il piacere che ha l'insegnante che ci insegna quell'autore latino, il piacere lui a trasmettercelo.
E se la scuola riesce attraverso questi neuroni specchio a non passare nozioni, ma le nozioni in senso al piacere di utilizzarle, fa un risultato che è 100 volte quello che è stato. Troppe volte abbiamo sentito dire: io ho conosciuto Dante a scuola, non mi piaceva, poi l'ho conosciuto quando magari lo leggeva Benigni e mi è piaciuto. Questo purtroppo è una frase che fa onore a Benigni ma non fa onore agli altri. Ecco, questo probabilmente perché? Perché molto spesso l'insegnamento l'ha visto come un passaggio di contenuti cognitivi non accompagnati dall'emozione. I grandi maestri che anche a livello universitario ho avuto io erano maestri che mi hanno segnato con il loro amore per le cose che stavano dirigendo, per le cose che stavano facendo, per la visione che li trascinava e la poesia annessa alla visione, l'emozione. Quando riusciremo a utilizzare la funzione di questi neuroni per veicolare insieme al contenuto mentale anche l'emozione, probabilmente avremo studenti che studieranno meglio, quantomeno più volentieri. E sicuramente in maniera molto profonda. Grazie per la domanda, che era veramente molto, molto, molto bella. Ecco, mi ha fatto ricordare anche dei momenti in cui alcuni professori avevano questo fuoco interno che sono riusciti a passare. Che sono quelli che ci hanno condizionato, che certe volte ci hanno fatto scegliere la strada che abbiamo scelto, perché fra tutti quelli che accendono una passione. Esattamente, poi ci trasmettevano delle emozioni che poi ci hanno segnato. Bene, torniamo alla nostra ultima domanda. In che modo possiamo interpretare questo 2015 con un po' di ottimismo? Ma 2015. Motivi per l'ottimismo, cioè che io penso che tutto quel che poteva accadere sia accaduto e che comunque c'è un verso di Eliot che a me piace moltissimo, che appartiene ai quattro quartetti e dice: la fine in realtà è l'inizio, la fine è quando ricominciamo. Cioè tutto quello che può sembrare in certi momenti la fine di un mondo, e senza dubbio un mondo è finito, in realtà tante volte è il punto di partenza per un mondo che potrebbe essere migliore. Quindi una volta esaurito il bagno di pessimismo che abbiamo fatto, che si chiami gufismo, pessimismo, realismo, quello che volete, probabilmente riaccendersi in noi l'idea che la fine di un'epoca non è la fine dell'uomo e che la fine è il luogo da cui si ricomincia, probabilmente è un buon viatico, non solo per l'anno che verrà, ma per gli anni che verranno. Con questa bella riflessione ci lasciamo. Grazie al professor Alessandro Bandecchi, docente all'Università di Perugia, e grazie a voi per averci telefonato e comunque seguito la nostra trasmissione. Buon proseguimento ancora con Teletruria e naturalmente buon anno.